Consigliere Corrado, prego. Grazie Presidente. Il tema che ho intenzione di affrontare è quello inerente al referendum spagnolo. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi anche di ragionevolezza svolti in quest'Aula, ma con particolare attenzione in questi giorni ho osservato tutte le reazioni politiche ad ogni livello. Io francamente sono indignato. Sono indignato dalla reazione della nostra politica e sono indignato dal modo assolutamente inopportuno con il quale è stata gestita e commentata questa vicenda. Al di là di alcune considerazioni di ragionevolezza, la volontà di creare una tragedia da parte di molti soggetti coinvolti, io ieri ho visto una cosa inaccettabile in ogni democrazia moderna. Io ieri ho visto un governo pavido, estremamente pavido, che ha inviato i militari per far sì che 5 milioni di cittadini di quel paese non potessero recarsi al voto per un referendum giuridicamente incostituzionale. Bene. Bene. Nessuna considerazione sul diritto spagnolo e peraltro non conosco. Ma il modo in cui uno Stato si deve opporre a un'azione incostituzionale o illegittima sono i tribunali. Non è l'esercito, non è la forza fisica. Oltre 700 feriti, fortunatamente nulla di più grave. Oltre 700 feriti perché un governo ha deciso chiaramente di opporre alla penna, alla matita da utilizzare nelle urne, le pistole di plastica, fortunatamente. Fortunatamente con i proiettili di plastica questa volta. È un momento buio di ogni democrazia, è un momento che segnala in maniera probabilmente tragica la distanza tra i cittadini, tra le persone che svolgono una vita comune e chi sta seduto all'interno dei palazzi. Tutto questo ha origini, nessuno l'ha ricordato, 7 anni fa. Perché 7 anni fa, quando il governo centrale rifiutò e fece bocciare i magistrati chiaramente schierati, lo statuto della Catalogna, lì si posero le basi per parlare di indipendenza, non a fronte di un popolo che non vuole più riconoscere la sua identità nazionale o si vuole rivedere in un'altra, ma a fronte di un popolo che ha la storia che ha e che tutti conosciamo e che ha provato, evidentemente, in ogni modo, ad ottenere quell'indipendenza che ritiene fondamentale per la sua prosecuzione nell'ambito dello Stato spagnolo. Ecco, questo non è avvenuto. Ieri il referendum era illegittimo. Perfetto, qualunque democrazia, perché la democrazia si muove con le carte, la democrazia si muove con i tribunali, la democrazia, a meno che non c'è un attacco violento alla democrazia stessa, non si muove con i militari. E su questo non c'è discussione. Io francamente sono indignato dall'equilibrio che tutti, perché sono convinto che non sono l'unico che la pensa così, ne sono fermamente convinto. Dall'equilibrio attento che ogni esponente politico di rilievo ha utilizzato, tutti bilanciatissimi, ma bilanciatissimi in cosa? Non può passare il principio che una consultazione democratica, pur anche legittima, quindi un'aggregazione di cittadini, una scelta che proviene dal basso, secondo il primo principio che è quello dell'autodeterminazione dei popoli, che è il principio di base di ogni democrazia compiuta, possa essere bloccato con la violenza, o almeno è stato tentato di bloccarlo, perché non sono neanche riusciti a farlo. Oltre 2 milioni di persone si sono presentate a quelle urne per un referendum illegittimo. Oltre 2 milioni di persone, a quel punto era anche manifesto, hanno dichiarato di volersi separare dalla Spagna. È gravissimo quello che è accaduto ieri. Un esponente politico del movimento ha citato una frase che io ho sempre ritenuto estremamente carica di significato. Ci fanno votare perché non ha nessun significato, se no non ci farebbero votare. Io non sono così drastico, però ieri qualcuno ha dato un senso a queste parole, perché ieri, a fronte di un referendum illegittimo, che poteva essere dichiarato semplicemente illegittimo, un'azione politica, un'azione spontanea, veniva dichiarato illegittimo da un tribunale e la questione giuridica si sarebbe risolta.
Ecco, ieri invece si è deciso di opporre all'autodeterminazione di un popolo, chiudo subito Presidente, all'autodeterminazione di un popolo, alla volontà di un popolo di esprimere un parere l'utilizzo delle pistole con i proiettili di gomma, fortunatamente. Questo è un momento buio, è un momento da superare ed è un momento che identifica chiaramente il disastro nel quale le democrazie moderne, verso il quale le democrazie moderne stanno andando incontro per incapacità dei loro governanti a gestire in maniera seria, ordinata ed etica la cosa pubblica e a dare il giusto rispetto alla volontà dei cittadini.